Giornata, eccoci qua. Con lo studio della Bhagavad Gita continuiamo, capitolo 8, dal verso 11. Ora ti dirò brevemente di quella destinazione in peritura descritta da coloro che conoscono i Veda. Quella dimora è accessibile ai grandi saggi o sannyasi che si sono completamente distaccati dall'illusione materiale e che praticano il brahmacharya allo scopo di raggiungere quella destinazione. Allora, il verso sanscrito è Yadaksharam Vedavido Vadanti Vishanti Yad Yatayo Vitaragaha Yadichanto Brahmachariam Charanti Tate Padam Sangrahena Pravakshye. Allora, Yad Aksharam. Akshara significa imperituro, ma indica anche la sillaba om, e la trascendenza, il mondo spirituale, il livello spirituale, la realizzazione, moksha, eccetera, eccetera. Quindi akshara vuol dire imperituro, ok? Tutto ciò che è imperituro viene incluso nel significato. Vedavidova Danti, di cui parlano coloro che seguono i Veda, che conoscono i Veda, che conoscono i Veda. Vishanti Yatayo. Yata vuol dire sannyasi, le persone rinunciate, gli yogi, coloro che si sforzano sulla via spirituale, che dedicano le proprie energie, investono le proprie energie esclusivamente nella vita spirituale. Vitaraga, che hanno abbandonato ogni attaccamento. Ci sono domande su questo verso? Bene, allora si può continuare. Abbiamo già discusso in altri incontri del significato del termine brahmacharya, che non è semplicemente l'astinenza sessuale o celibato, ma è il comportamento trascendentale che dimostra che non ci stiamo identificando con il corpo materiale. Ok, quindi abbiamo verso 12. Controllando tutte le porte del corpo, mantenendo la mente all'interno del cuore e fissando il prana che porta il sé in cima alla testa, ci si situa nella meditazione dello yoga. Ok? Sarvadvarani Samyamya. Controllando tutte le porte. Le porte del corpo sappiamo quali sono. Ah, con il banda? Allora, si possono controllare con i bandha, ma possiamo anche controllarli senza i bandha. Nel senso che controlliamo le loro attività semplicemente. Perché i bandha sono, come dire, Chiusura. sono difficili e possono essere anche pericolosi se vengono applicati male. Perché qua dice controllandoli tutti. Tu non puoi mettere bandha a tutta l'apertura del corpo, perché sennò soffochi. Se non hai praticato diciamo così, pranayama, se non riesci a controllare il prana all'interno del corpo, se smetti di respirare, non è che vai avanti tanto, Vabbè, i tre banda principali. eh. No, quindi c'è tutte. Quindi Ah, vuol ecco. dire, quindi non è che dice i tre bandha principali, dice tutte le porte del corpo. Quindi se tu sei abbastanza avanzato da saper trattenere il prana all'interno del corpo senza aver bisogno di farlo entrare e uscire con l'aria, puoi fare anche con i bandha. Per esempio, ci sono degli yogi, diciamo così, tradizionalmente gli yogi vanno a meditare anche sott'acqua, dove ovviamente non è che respirino, cioè non è che c'è tanto da respirare. Per cui in quel caso si applicano tutti i bandha. Cioè, non è che è impossibile applicare tutti i bandha. È impossibile per chi non ha un controllo completo del prana, che
chi ha un controllo completo del prana può fermare il cuore e farlo ripartire quando vuole. Può smettere completamente di respirare per un tempo non determinato. Per cui decide di fermare il respiro e di farlo ripartire anche dopo ore. Non è mica detto che deve andare in apnea per 3 minuti. Non è quello. Il banda non è quello. Purtroppo ci sono molti equivoci riguardo allo yoga, specialmente al pranayama, perché se non si conosce bene la scienza del pranayama, se non la si applica nel modo giusto, è pericolosissima. Io mi ricordo all'inizio quando il Baba Ramdev in India ha cominciato a fare i suoi yoga camp, praticamente pigliava 2.000-3.000 persone, perché è sostenuto dal governo ovviamente. 2.000-3.000 persone li metteva in uno spiazzo e gli faceva fare gli esercizi. Lui era sul palco con le telecamere, lo schermone dietro, e gli faceva fare E le yoga, asana. le asana e il pranayama. Ma c'è gente che è morta, perché se tu non sei in condizioni fisiche adatte per fare certi esercizi, specialmente asana e ancora di più il pranayama, ti viene un accidente. Se tu, per esempio, pratichi assiduamente certi esercizi di pranayama, per esempio il brahmara pranayama, che è il calabrone, no? La respirazione a mantice, no? Cioè, se hai la pressione alta, ti viene un ictus. Cioè, non è che il pranayama fa bene comunque. Cioè, c'è gente che pensa, ah sì, facciamo il pranayama, così dimagriamo, acceleriamo il metabolismo, facciamo girare. No, può essere estremamente pericoloso. Bisogna sapere quello che sta facendo. Il pranayama. Sì. L'obiettivo non è quello di Bravo, accelerare, ma bravo. di rallentare. Esatto, ma la stragrande maggioranza della gente che sente parlare dello yoga come un esercizio fisico, vuole accelerare perché pensa che così si ossigena meglio e accelera il metabolismo e dimagrisce. Ora, abbiamo già visto nelle foto di alcuni famosi yoghi che dimagrire non è esattamente lo scopo dello yoga. Sì, ce l'hai fatti vedere, ce l'hai fatti Cioè, vedere. per cui, però. Se andate a vedere, chiedete alla gente che pratica yoga, perché praticano yoga? No, per dimagrire. Ok. No, è chiaro che le tecniche di pranayama che scelgono, tipo supermercato, ah, questa tecnica mi piace, ah, questa tecnica non mi piace. Cioè, senza sapere quali sono gli effetti, come devono essere applicati. Un'altra, per esempio, un'altra. Un grosso pericolo è quello di sbilanciare il sistema nervoso. La circolazione del sangue, la pressione del sangue è un grosso pericolo, ma anche lo sbilanciamento del sistema nervoso è molto, come dire, è molto comune. Per esempio, ci sono molte persone, per esempio l'Ananda Marga, non so se avete sentito parlare del movimento Ananda Marga, sono delle brave persone, tutto quanto, non fanno male a nessuno, eccetera, però cioè, fanno questi esercizi di pranayama e chi magari li fa poco bene, li fa senza un controllo, senza una guida adeguata, c'è un sacco di gente che è andato fuori di matto. Proprio si bruciano si brucia l'impianto elettrico del cervello. Per cui bisogna controllare le porte del corpo, nel senso di controllare le attività, cioè non impegnare gli occhi, non impegnare le orecchie, eccetera, eccetera. Per cui si ritraggono i sensi dagli oggetti dei sensi. E non si ascolta i rumori, i suoni esterni. No?
non si guardano cose esterne, non Lo si. dice dopo, lo dice dopo. Esatto. Questo è lo scopo. Quindi Lo dice subito dopo, sì. mantenendo la mente all'interno del cuore. Allora, cosa vuol dire la mente all'interno del cuore? Cioè, molta gente pensa che la mente sia nel cervello, nel cranio. Non è mica detto. La mente, il corpo mentale, pervade tutto il corpo fisico. La mente c'è ovunque, va ovunque. Esatto, la mente è ovunque, non è che solo nel cervello, nel cranio. Per cui bisogna controllare il corpo sottile concentrandolo, focalizzando le sue energie nel punto più interno. Il cuore è dove praticamente c'è la, come dire, l'impulso della vita, cioè la pulsazione della vita, cioè il movimento, cioè diciamo così, l'energia, Il Purusha, il Purusha. cioè il Purusha, esatto. Fissando il prana che porta in sé in cima alla testa. Allora, invece in cima alla testa ci va il prana, non il corpo sottile, ma il diciamo così, la L'energia, direzione, esatto, l'energia. pranica. E cos'è in cima alla testa? In cima alla testa c'è il Sahasrara chakra, cioè il chakra della corona, e Della non è, corona. esatto, ed è, non è che bisogna essere già lì necessariamente, però fissando nel senso portando. Infatti Nirudhya vuol dire fissare ma anche portare. Quindi si fa salire il prana che porta la kundalini e la jivatma più in alto possibile, in modo che sintonizzi con l'energia dei chakra più alti, arrivando fino al chakra più alto, che è quello della corona, dove si manifestano le famose nozze sacre, le nozze mistiche della Kundalini con il Paramapurusha. Quindi il Paramatma e la Kundalini si uniscono a quel livello di energia lì, trascendentale, che è quello caratteristico del chakra della corona. Quindi questa è la meditazione dello yoga. Per cui questo è il concetto. Adesso vediamo Ma continua dopo con altre, il verso diciamo. successivo. Sì, elabora maggiormente. Esatto. Allora, il verso 13. Pronunciando la vibrazione dell'Om, questa sillaba dell'uno trascendente, che è il Brahman, e ricordando me, chi se ne va lasciando il corpo raggiunge la destinazione suprema. Quindi abbiamo visto prima che al momento della morte uno si ricorda quello che ha fatto regolarmente, le cose più importanti, che considerava più importanti durante la vita. Quindi se gli yati, cioè quelli impegnati, quelli che si sforzano, i sannyasi, gli spiritualisti, i sadaka, eccetera, si concentrano in queste pratiche, in questa meditazione, come la cosa più importante della vita, al momento della morte si raggiunge, cioè si è situati in quel tipo di vibrazione di consapevolezza. Il pronunciare la vibrazione dell'Om può essere pronunciata sia in modo udibile che in modo sottile. Quindi la vibrazione dell'Om può essere fatta riverberare all'interno della consapevolezza, all'interno del corpo sottile. Ed è ugualmente Forse è valido. meglio, forse, no? Esatto, è addirittura anche meglio. Infatti nella tradizione tantrica, nel tantra dello yoga, viene detto specificamente che il suono sottile è più potente rispetto al suono, diciamo così, grossolano. Per cui i mantra recitati mentalmente hanno un effetto maggiore rispetto ai mantra recitati a voce bassa e così. E
i mantra recitati a voce bassa hanno più effetto rispetto ai mantra recitati a voce alta. Perché l'energia viene canalizzata in modo più pulito, non viene dispersa. Quindi questa sillaba dell'uno trascendente che è il Brahman. Cioè l'Om è il Brahman, è il suono primordiale trascendentale. Quindi diciamo così, è il suono dell'esistenza stessa. È il suono che riusciamo a pronunciare facilmente. Sì, ma è il suono di base da cui dopo derivano tutti gli altri suoni. Cioè. Se nel momento della migrazione, cioè lo dico diversamente, se uno migra durante una meditazione di questo genere, sarebbe top. Se uno riesce al momento della morte a mantenere questo tipo di consapevolezza, di questo livello di meditazione, quello è la piattaforma adeguata per non dover rinascere, per mantenersi su moscia. Però questa meditazione durante la vita diventa normale. Abbiamo detto l'ultima volta, no? Che non c'è bisogno di farla fisicamente, non c'è bisogno di sedersi in una particolare asana, di pronunciare l'om, di fissare lo sguardo sulla radice del naso, eccetera, eccetera. È sufficiente che noi tutte queste tecniche, queste facilitazioni, questi approcci, queste modalità, le pratichiamo finché non arriviamo a stabilirci in modo Naturale. naturale, bravo, bravissimo, naturale su questo livello di meditazione. Ora, una volta che noi siamo riusciti ad arrivare in modo spontaneo, permanente, solido, stabile, su questo livello di meditazione, che la Bhagavad Gita chiama sthitta pragya, che vuol dire consapevolezza solida, costante, o che viene chiamata anche samadhi, cioè meditazione uguale, costante. Una volta che noi siamo arrivati su questo livello, noi non cadiamo più, perché diventa una cosa naturale e spontanea. Ce la portiamo sempre dietro. Le attività che noi svolgiamo fisicamente, mentalmente, sono attività che sappiamo, vediamo benissimo appartenere al corpo fisico, ai sensi e alla mente, ma sono una cosa in più, come per esempio quando noi guidiamo l'automobile, no? Quando siamo abbastanza esperti a guidare, possiamo anche fare altre cose, possiamo per esempio parlare, possiamo. Cioè, tanta gente addirittura fa il texting, no? Usa il telefonino, scrive i messaggi di testo, eccetera. Lì è un po' un problema perché bisogna guardare la strada. Però, dal punto di vista della meditazione, del samadhi, non c'è niente che cambia. Per cui non è che siamo distratti. Per fare un altro esempio, non lo so, quando noi sappiamo di essere adulti, per esempio, no? O per fare l'esempio più classico della Bhakti, quando noi abbiamo una relazione molto intensa con una persona, no? Riusciamo a ricordarci di questa persona. Pensiamo a questa persona anche mentre facciamo le attività normali della giornata, quando facciamo il bucato, quando cuciniamo, quando guidiamo, andiamo in giro, facciamo la spesa, cioè noi continuiamo a ricordarci di questa persona. Per cui tutte le cose che noi facciamo le mettiamo in relazione con questa persona automaticamente, naturalmente. Tipo andiamo a fare la spesa, a questa persona. Al mio significato, come si dice? Significant other, no? Lo dicono adesso in inglese. L'oggetto del mio affetto, no? Può essere il marito, il ragazzo, la ragazza, il figlio, la figlia, il
il genitore, il nonno, lo zio, l'amico, che ne so, no? Diciamo Pierino, te, ma no? Tanto per dirne una. Noi siamo innamorati folli di questo Pierino, riempie la nostra vita e tutto quello che noi È un pensiero vogliamo, continuo. pensiero continuo, per cui andiamo a fare la strada. Ah, Pierino, mi piacciono i cioccolatini, Briaco, mi piacciono i cioccolatini. Cioè, che cosa ne penserà Pierino? Vorrà vedere un film stasera. Cioè, tutto quello che noi facciamo è collegato con, no? E questo viene spiegato nella Bhakti. L'Ishta Deva, che nel caso, diciamo così, più diffuso, della Bhakti, del Tantra, può essere Krishna, può essere Rama, può essere Shiva, può essere la Dea Madre. Noi continuiamo a Chiaro. pensare al nostro Ishta Deva e tutte le nostre attività vengono fatte comunque ricordando No, sempre l'Ishta Deva. orientati Esatto, verso quell'obiettivo. esatto. Però non c'è bisogno di star seduti e pensare soltanto all'Ishta Deva, no? Non fare niente tutto il giorno e continuare solo a pensare a Krishna senza fare nient'altro. Questo non è necessario assolutamente. E possiamo continuare a pensare a Krishna anche combattendo sul campo di battaglia, stando molto attenti a come si muovono i nemici, se ci attaccano, con quali armi, cosa dobbiamo fare, eccetera, eccetera. Non è che Krishna dice a Arjuna: pensa sempre a me, impegna, e non impegnarti nella battaglia. Sta seduto, rilassati, semplicemente recita il mantra, recita i miei nomi, non fare niente, che ci penso tutto io. No, questo non è quello che dice Krishna Arjuna. Krishna Arjuna dice: fai il tuo dovere, compi il tuo dovere, ma ricordandoti di me, ricordandoti del Brahman, ricordandoti. E noi, attraverso questa visione trascendentale, siamo in grado di agire in modo molto più efficace, senza causare legami karmici, perché facciamo quello che è giusto fare, quello che dobbiamo fare, il nostro dovere, senza essere attaccati al risultato. Ma se mi ricordo bene, Sì. aveva detto precedentemente da qualche parte che tutto quello che fai lo fai per me, Sì. avendo praticamente, diciamo, se lo fai lo devi fare perché non come, diciamo, Krishna così, ma come entità, diciamo, come Brahma, Brahma, no? Brahman, Brahman. Brahman. Allora, E quindi diventa un filo conduttore per liberarsi, diciamo, anche da tutti i pensieri, da tutte le emozioni, da tutto quello che liberarsi dalle distrazioni. è. Esatto, come diceva prima Esatto. nell'11, nel 12, chiudere Esatto. tutte le porte, sbarra tutte le porte. Esatto, bisogna chiudere, controllare tutte le porte perché così non siamo distratti. Però nel verso precedente parlava soprattutto della tecnica della sadhana, non dell'applicazione spontanea di una consapevolezza già stabilita in modo solido. Perché quando noi abbiamo stabilito la conoscenza, diciamo la consapevolezza in modo solido, non abbiamo più bisogno di chiudere le porte, le teniamo aperte ma in modo controllato. Le apriamo e le usiamo a seconda di quello che è necessario per compiere bene il nostro lavoro. Perché se chiudiamo tutte le porte, non possiamo più svolgere lavori esterni, no? Pratici. Quindi il fatto di chiudere le porte del corpo
di controllare strettamente le loro attività, di fissare la mente, l'attenzione, la consapevolezza al centro del nostro essere e di far salire l'energia ai livelli più alti diciamo così, della colonna vertebrale. Questa è una pratica che possiamo chiamare soprattutto preliminare, perché dopo aver raggiunto quel livello lì, non c'è più bisogno di controllare così strettamente come dire, la logistica, la tecnica. Seguire le tecniche. Capisci? Perché, per esempio, facciamo l'esempio, controllare la mente e addestrare la mente esattamente come fare un addestramento dei muscoli, fare esercizio fisico, addestramento dei muscoli, allenamento, riscaldamento dei muscoli, eccetera. Una volta che uno ha raggiunto una forma perfetta, poi riesce ed è capace di utilizzare qualsiasi attività applicandola in modo da trasformarla in un esercizio fisico fatto adeguatamente. Poi non ha più bisogno di fare tanto allenamento. Perché, per esempio, l'allenamento lo fai con la tecnica specifica se non cammini molto fatti tuoi, quindi devi fare un po' di jogging, un po' di tappeto, di tapirulan, per cui ti abitui a fare movimento. Una volta che tu hai imparato a muoverti bene, a fare jogging, a muovere i muscoli, a come dire, sincronizzare la respirazione con il movimento, a respirare bene, a caricare il peso del corpo nel modo giusto mentre ti muovi, non c'è più bisogno del tapirulan. No. Puoi andare a fare una passeggiata nel parco, puoi andare, che ne so, puoi andare a piedi in qualche posto, che quello è un esercizio fisico utile, ottimo, efficace, che però viene fatto all'interno di una attività che ha un'utilità pratica sufficiente in se stessa. Non so se riesco a spiegarmi. Sì, ma ti sei spiegata Meno male. Meno male, perché Abbiamo capito è tempo fa. benissimo, tranquilla. Esatto. E no, beh, sai, è un po' difficile da spiegare perché da una parte uno dice, Noi non ti cos'è? fermiamo perché Finisce. ci piace sentirti, capito? Va bene, va Abbiamo bene. capito. Perfetto, dai, allora procedo. No, un minimo di feedback è sempre utile. Allora, Certo. andiamo avanti. Verso 14. O figlio di Prita, Arjuna, perché mi ricorda costantemente o regolarmente, senza pensare a nient'altro, io sono molto facile da raggiungere. Questo yogi è costantemente collegato con me. E questo è quello che dicevamo prima. Quando Krishna dice me, io, eccetera, eccetera, non sta parlando specificamente come Avatara, sta parlando come Bhagavan, sta parlando come Brahman Supremo. Cioè, sta parlando come Dio. Non è che bisogna, diciamo così, limitare eccessivamente questa identificazione della divinità. Krishna è Krishna, ma è anche Vishnu, è anche, cioè, Krishna non è differente da Vishnu, no? Per cui l'importante è capire quello. Ok, se non ci sono altre domande, Però, dimmi. infatti, qui, Fantastico, diciamo, dimmi. sottolinea l'aspetto che per chi mi ricorda costantemente, ha sempre, diciamo, è sempre Esatto, orientato verso di me, no? E non pensa nient'altro, quello che stavo dicendo prima io sono molto facile da raggiungere.
Sì, perché ha l'abitudine. Diventa un Diventa collegamento forte, il collegamento costante. forte, diventa un collegamento forte. Un collegamento forte e costante che praticamente si stabilisce già nella fase di Istintivamente. sadhana. La sadhana Istintivamente. è sviluppare l'abitudine. Poi diventa istintivo, diventa naturale, normale. Non lo so, come per esempio fare la doccia, lavarsi, no? Cioè, se uno non si lava mai, l'idea di fare la doccia è un po' complicata. Se uno sa che, cioè, normalmente prende l'abitudine tutti i giorni, tutte le mattine, quando si alza, fa la A fare la doccia, doccia. Sì, non ci deve neanche pensare. Cioè, è una cosa normale. Cioè, va in automatico, naturale. Senza pensare a nient'altro, dice qua, sempre questa demente. Nient'altro. Ananya cetta satatam. Senza altro, nel senso senza deviazione. Cioè, non è che non devi pensare a nient'altro mentre ricordi Krishna. Senza deviare la tua attenzione da ricordare Krishna. Perché tu puoi comunque ricordare Krishna, come dicevamo prima, essere capace di fare la spesa senza fare delle stupidaggini, insomma. Cioè, Bene, bene, bene. pensi che fai la spesa significa scegli quello che hai bisogno, lo metti nel carrello, vai a pagare e poi lo porti a casa. Ci vuole un minimo di pensiero, per fare un lavoro di questo genere. Chiaro, chiaro, chiaro. Per cui bisogna capire che l'ananya cheta vuol dire che senza distrarre, senza deviare la propria consapevolezza. Bene, a posto, andiamo avanti. Chiarito ciò, allora, ups, abbiamo, questo è il verso 18. Poiché mi hanno raggiunto, non devono più subire una nuova nascita, che è causa di sofferenza e temporaneità. Queste grandi anime hanno già raggiunto il livello più alto di perfezione. Quindi, dopo la fase del sadhana, diventa una cosa normale, questo è il livello più alto di perfezione. Come abbiamo detto prima, questo livello di consapevolezza trascendentale corrisponde a quello che noi chiamiamo moksha o liberazione. Quindi non deve più subire una nuova nascita. Bene. Dukkhalaya Masasvatam è una espressione che io uso spesso. Dukkhalaya Masasvatam vuol dire piena di sofferenza e temporanea. Questa è una bella descrizione del corpo materiale. Ok, verso 16. Abrahama bhuvanallo ka punara vartinorjuna mamupentyatu kauntaya punar janmana vidyate. Arjuna, tutti questi mondi, tutte queste posizioni, dal pianeta di Brahma in giù, cioè dal mondo di Brahma fino ai sistemi planetari delle dimensioni inferiori, fino qua, sono luoghi dai quali si ritorna, per cui c'è nascita e morte. Ma per chi mi ha raggiunto, o figlio di Kunti, cioè Arjuna, non c'è più rinascita, non c'è più bisogno di rinascere. Quindi anche Brahma, quello che è con la A lunga in fondo, Brahma è quello che l'architetto del mondo, di questo particolare universo, no? Anche lui muore. Brahma vive 100 dei suoi anni, poi muore, cioè, poi deve rinascere. Che rinasca come Brahma, che rinasca come qualcos'altro, questo dipende dalle situazioni, però comunque da qualsiasi punto dell'universo materiale si nasce, si muore, si rinasce. Quindi andiamo avanti, 17. Nelle spiegazioni Sì. hai distinto tra Brahman e Brahma. Brahman
Sì, esatto, questa è una cosa importante perché c'è un sacco di gente che fa confusione. Esatto. Perché nella... Nirguna, Esatto. Nirguna e Saguna. No, non è Nirguna e Saguna. No, no, no. Brahma è un'anima come noi, è un'anima individuale come noi. Non è il Brahman. Brahma è semplicemente un essere vivente. Che diciamo così si No, no, occupa torna un attimino su, torna un sì. attimino. Che si occupa di Qui, qui. costruire l'universo. Il Vediamo. più Allora, alto sistema. il più alto sistema planetario chiamato Brahmaloka è la dimora di Brahma, il primo essere creato l'universo. A volte c'è confusione tra Brahma con la A lunga finale e Brahman. Talvolta scritto Brahma, senza la lunga finale. Il primo termine si riferisce alla personalità di Dio che manifesta la varietà dell'universo nella creazione secondaria. È una personalità di Dio nel senso secondario, così come anche Indra è una personalità di Dio, Agni è una personalità di Dio, Brahma è una personalità di Dio nel senso che rappresenta Dio. Manifesta la varietà dell'universo nella creazione secondaria. Mentre il secondo termine si riferisce al Brahman onnipresente, eterno e immutabile, la realtà trascendentale dello spirito. La prima creazione consiste nell'emanazione di tutti i Brahmanda dal corpo di Mahavishnu. Allora, il Saguna Brahman è Mahavishnu, non è Brahma. Il Nirguna Brahman è diciamo così, il Brahman impersonale non manifestato. Mentre invece il Brahman personale manifestato è Vishnu. Non so se rendo l'idea. Brahma è un po' come il demiurgo, come si chiama nella dottrina gnostica, Yadalbot. È il demiurgo, non è il creatore vero e proprio. C'è una confusione perché... Nella cultura generale collettiva, il creatore, Dio è considerato il creatore, viene chiamato il creatore. Per cui quando trovano Brahma, il creatore, pensano che sia Dio, nel senso del Brahman supremo, ma non è così. Brahma Quindi Brahma è equivale a Vishnu, cioè il signore del mondo e Il delle forme. Brahman supremo è Ah. Vishnu. Brahma con la lunga sulla A, finito con, uno dice la A finale, un po' con l'accento sulla A, l'ultima A, è il demiurgo, l'architetto di questo particolare universo. Dal corpo di Vishnu emanano innumerevoli universi, ciascuno con dentro il suo Brahma. Ah, ho capito. Quindi Brahma è il padrone del nostro universo. Esatto, è l'architetto, il costruttore, come si dice, Demiurgo. l'amministratore, il demiurgo, ecco. Ah, il costruttore dell'universo dove siamo Di questo noi. universo, e l'universo dove siamo Ah, ho noi capito. è Questo non considerato, l'avevo capito bene. lo so, ma infatti è difficile, molta gente fa confusione, perché senza la traslitterazione adeguata con le marche diacritiche. Spesso il Brahman viene chiamato Brahma, no? E allora dice, ah, Brahma, no, ma Brahma con la lunga è praticamente una specie di patronimico che vuol dire che deriva dal Brahman, il figlio del Brahman, no? È come dire Vaishnava, Vaishnava vuol dire chi è collegato con Vishnu. O come dire, non lo so, cioè ci sono queste forme che diciamo nella grammatica sanscrita che dimostrano una derivazione, no? E questo Brahma con la lunga finale è il figlio del Brahman, perché Brahma del nostro universo nasce
dal fiore di loto che cresce e spunta dal lago ombelicale di Garbhodaka Sai Vishnu, quindi figlio di Vishnu, che è il Brahman supremo, Saguna Brahman. Chiaro? Più chiaro? Sì, adesso sì. Perfetto, perfetto. Babbara. Infatti quando si parla della Trimurti come Brahma, Vishnu, Shiva, è molto, come dire, fuorviante perché non corrisponde alla Trinità abramica, cristiana. Non sono le tre facce del Dio monoteista. Sono tre manifestazioni, sono i tre guna avatara. Sono tre manifestazioni delle qualità fondamentali della natura materiale. Quindi Vishnu si incarica di sattva per preservare l'universo, Shiva si incarica di tamas per dissolvere l'universo quando è il momento. E Brahma si incarica di fare il lavoro di muratura dell'universo all'inizio della sua vita. Brahma vive 100 anni, 100 dei suoi anni. All'inizio della sua vita si trova su sto fiore di loto nel mezzo dell'universo, dice: ah, cos'è che devo fare? Poi si mette e si mette a costruire utilizzando i materiali che sono già stati messi a sua disposizione dalla Shakti di Vishnu, cioè dall'Adi Shakti. Infatti Brahma fa la creazione secondaria, non la creazione primaria. La creazione primaria viene fatta dalla Shakti di Mahavishnu. Ed è chiamata l'oceano causale, Viraja. Viraja è un altro nome della dea madre, della Shakti. Non so se mi seguite. Un Sì, po' capito. più o meno. Perché queste sono cose che sono estremamente, come dire, diverse dalla visione semplicistica della creazione. Che Dio disse sia fatta la luce, vabbè, ok, so, chiamiamo l'Eneo, cioè, non è mica così che funziona. No. È semplicemente una, diciamo così, manifestazione di realtà ontologiche. Qui ci avviciniamo a Platone. Platone ha preso questa idea dal Vedanta, del mondo delle idee. No? Il mondo delle idee è eterno e continua ad esistere, e dal mondo delle idee il demiurgo prende le idee e le mette in opera. Quello è il plasma. E le plasma, esatto, però non. Però, secondo Sì. Bravo, Platone, più in alto ancora c'è l'1-1, oppure 1-bene, che corrisponde bravo. col Turiya, cioè col Brahman, Bravo, che è il nel Brahman in Guna. manifesto. Esatto. Quello in manifesto che testimone, Esatto, che resta fuori. che testimone e non è che resta fuori, non è, come dire, non è toccato. Non è toccato da questo divenire delle Esatto, forme, sì. però questo uno supremo, immutabile, eccetera, comunque continua a esistere dappertutto perché è onnipresente. Sì. Se noi riusciamo a capire il Brahman, possiamo capire l'Atman. E se capiamo l'Atman, possiamo capire il Brahman. Per questo che gli insegnamenti della Bhagavad Gita cominciano spiegando che cos'è l'Atman. Se non capiamo cos'è l'Atman, poi diventa un po' difficile capire il Brahman. Cosa dice all'inizio, secondo capire la Bhagavad Gita? L'Atman è immutabile, onnipresente, Sarvagatam. No? Non esiste un posto dove non ci sia l'Atman. Ci sono Atman dappertutto. Qual è la differenza col Brahman? Perché
Questo si dice che quando si parla della realizzazione del sé, self-realization, Atma Vidya, no? Perché noi, in quanto esseri individuali, in quanto Atma, siamo divini, siamo Dio, non separatamente, ma tutti insieme. Cioè, non è che l'Atman singolo, il Jivatma, è onnipresente, ma essendo collegato con tutti gli altri Atman attraverso il Brahman, diventa onnipresente nel senso di presenza, di percezione. Chi è? Pronto. Ritorno subito. Pronto, pronto. No, ok, niente, non c'era Niente, nessuno. non c'è nessuno. Altro Matilde, chiudi commento. il microfono. Matilde, chiudi il Ma microfono che si sente c'è un. l'eco. C'è l'eco. Mi stavo parlando addosso, pensavo che stesse parlando qualcun altro. Ok. Fino a qua tutto chiaro, si capisce? Si capisce? Perfetto, Perfetto, perfetto. fantastico. Ok, quindi procediamo al verso 17, io direi. 17. Coloro che conoscono la durata di un ciclo di giorno e notte sanno che un giorno di Brahma comprende 1000 cicli di yuga e così anche la notte dura 1000 cicli di yuga. Cioè, un giorno di Brahma fa 365 dei giorni di Brahma fanno un anno di Brahma e Brahma vive 100 anni. Quindi qua c'è il calcolo del Surya Siddhanta, che è ok. Vabbè, tutte i vari calcoli che, come voi sapete, la matematica non è esattamente il mio forte, per cui non sto Allora, il neanche calcolo. Vabbè, a comunque. commentare. Vabbè, ma lo leggiamo poi noi questo. Brava, brava, brava. Comunque, diciamo così, la teoria che va per la maggiore secondo Surya Siddhanta, il ciclo degli dei, Satya, Krita Yuga, Treta, Dwapara e Kali, sono un totale di 12.000 anni, dei nostri. No. O dei nostri o quelli dei Deva. Il Surya Siddhanta considera questo ciclo menzionato nel verso come un anno dei Deva, composto da 365 anni terrestri, calcolando che, senso, beh, la guardate voi perché io tendo ad andare un attimo in palla da queste parti. Andiamo avanti. Poi. Quindi, all'inizio del giorno, tutte le manifestazioni, gli esseri, sorgono dallo stato di non manifestazione. All'inizio della notte sono dissolti in quella stessa non manifestazione. Questo è l'inizio del giorno di Brahma, ovviamente. Non all'inizio del giorno nostro. Cioè, alla fine della giornata, Brahma, raccoglie tutti i giocattoli, li mette, raccoglie tutti i Lego, disfa le costruzioni di Lego e le mette via nella scatola e va a dormire. La mattina, all'inizio del nuovo giorno, tira fuori, manifesta di nuovo i Lego dalla scatola e fa le sue belle costruzioni e le fa funzionare fino alla sera, dopodiché lo smonta di nuovo. Quindi, questo ogni giorno di Brahma ci sono delle manifestazioni e delle dissoluzioni. Nel frattempo, comunque, il mondo continua ad esistere allo stato non manifestato, anche durante la notte. Ok, andiamo avanti. Poi. O figlio di Pritha, Arjuna, tutti questi esseri certamente continuano ad apparire e sono dissolti nuovamente in modo automatico all'inizio della notte. E di nuovo si manifestano quando arriva il giorno.
Ma qui sta parlando degli esseri nel senso dei corpi degli esseri, delle manifestazioni degli esseri, perché la jiva comunque continua a esistere, ma allo stato non manifestato. Si capisce? Esiste però un'altra natura differente da questo stato non manifestato. Di cosa, scusa, manifestato? Questo purtroppo ho fatto io un errore qua. Una natura non manifestata che è eterna e non viene dissolta quando tutti gli esseri sono dissolti. Qui ho fatto io un errore di battitura. Vedo che dovrò correggere. Quindi. La natura, gli esseri che vengono manifestati e dissolti, di cui si parlava nel verso precedente, si riferiscono alle identificazioni materiali con il corpo e la mente. Mentre invece la natura non manifestata, che continua ad esistere sul livello trascendentale, sono l'Atman, Brahman. Quindi, non solo il Brahman è Nirguna e Saguna, anche l'Atman è Nirguna e Saguna. Si capisce? Sembra che si capisca. Ma in questi cicli è compreso pure il cosmo, tutto? Cioè pure i pianeti, tutto, non parla solo degli enti. No, infatti, allora. I corpi degli esseri, gli esseri sono non solo i pianeti terrestri, il livello terrestre, ma anche i pianeti inferiori, i pianeti superiori. Alla notte di Brahma, quando finisce il giorno di Brahma, Questo volevo dire. rimane Pure i pianeti soltanto, scompaiono. esatto, li mette tutti via nel baule. Rimane soltanto Brahma Loka, rimane soltanto il posto dove Brahma va a dormire. Tutto il resto viene messo via. Bravo. Viene assorbito e resta non manifestato. Continua ad esistere non manifestato. Quando poi termina la notte, il demiurgo manifesta di nuovo tutto e quindi c'è un altro ciclo di manifestazione e vanno in go e siamo questi cicli di manifestazione continua. Esatto, allora ci sono anche dei cicli, dei subcicli, dei sottocicli di manifestazione e dissoluzione che riguardano soltanto certe situazioni, certe realtà all'interno dei pianeti. Per esempio, alla fine di ogni ciclo di Mahayuga, no? Ci sono 1.000 cicli di Mahayuga in un giorno di Brahma. Alla fine di ognuno di questi 1.000 cicli di Mahayuga c'è una distruzione parziale. Per cui dopo ricomincia. È come un progetto, no? Come Brahma è lì che fa le sue costruzioni con l'ego e durante la giornata fa 1.000 progetti, 1.000 costruzioni diverse. E poi alcune le toglie da mezzo. Alcune, esatto, alcune, soprattutto quasi tutte, molte le toglie da mezzo e le rifà. Perché Dici, sono. perché non sono funzionali o perché Perché non hanno finito il portano alla. loro ciclo. Perché hanno concluso il loro ciclo. Lo scopo delle manifestazioni materiali non è quello di permanere. E la E lo natura non. scopo è sempre quello di ricongiungersi poi Ma lo scopo delle con l'im. manifestazioni materiali è quello di dare, di costruire una palestra perché gli esseri individuali, gli Atman, Jivatman, possano esercitare, imparare e raggiungere il livello più alto della consapevolezza, che è come dire, la realizzazione della propria identità come Atman Brahman. Però lo scopo delle manifestazioni materiali, dei corpi, degli oggetti, dei mondi, dei pianeti, non è quello Qual di è? rimanere, è quello di fare la palestra temporanea.
perché vengono distrutti e poi creati di nuovo? Perché hanno una scadenza, hanno un ciclo vitale, si consumano. Perché noi dobbiamo rinascere? Perché non possiamo tenere questo corpo materiale in eterno, farlo diventare il corpo materiale immortale? Perché la natura del corpo materiale è quello di decadere. È un ciclo. Il corpo materiale nasce, cresce, decade e muore. E così anche i mondi, i pianeti. Per cui all'interno, cioè la scadenza, la durata, la scadenza del sistema planetario in questo universo dipende, ci sono quelli che scadono più velocemente, quelli che, i deperibili, fino a un certo livello di pianeti sono più deperibili, altri pianeti sono meno deperibili. Per cui 1000 cicli di Mahayuga. Alla fine di ognuno di questo ciclo, in un giorno di Brahma, avviene una distruzione parziale. Per cui questa distruzione parziale la vediamo con, alla fine del Kali Yuga, per esempio, abbiamo appunto Kalki che arriva e fa pulizia, si ricomincia con Satya Yuga. 1000 volte, ogni, diciamo così, manifestazione parziale ha una durata diciamo, di un millesimo di un giorno di Brahma. Non so se riesco a spiegarmi. Però, siccome sia il materiale che il progetto di base continuano a esistere, no? I corpi muoiono, però sono sempre gli stessi atomi che girano. Cioè, non è che Una quando. domanda voglio fare, Dimmi. ma chi evolve sono solo gli enti che fanno questa palestra o anche i pianeti, il cosmo ascende, si perfeziona? Bella, bella, bella domanda. No, il cosmo, diciamo così, che ha un ciclo vitale che è identificato con il Deva del pianeta. Ogni pianeta è un essere vivente che viene chiamato Deva. Per esempio, il nostro pianeta è Madre Terra, Bhuloka, Bhumi. Ora, l'evoluzione di un Deva è un argomento che non ho mai trovato elaborato nelle scritture, perché in effetti credo che sia un argomento molto, molto difficile, ma da quello che so, è già come dire, un livello di consapevolezza estremamente alto. Divino, per cui non c'è una evoluzione molto, come dire, molto evidente. Per esempio, l'evoluzione è più che altro dell'essere vivente che va a incarnarsi di volta in volta in un corpo di Deva. Ma quello è un livello di consapevolezza al quale l'essere vivente arriva dopo una, diciamo così, un'evoluzione molto significativa, ma quando raggiunge quel livello di esistenza, quel livello di esistenza è sempre quello. La geva che entra in quella posizione può essere stata una giva qualunque che si è evoluta fino ad arrivare a quel punto. Da quel punto in poi, quella giva lì particolare, l'unica evoluzione che si vede è che alla fine della, diciamo così, della vita di Brahma, alla fine del ciclo principale, quando tutti gli universi vengono riassorbiti nel corpo di Mahavishnu,
Tutti i Deva rientrano nel corpo di Mahavishnu, rientrano in Mahavishnu e sono praticamente nel livello finale della liberazione. Quindi non sono più separati dal punto di vista di individualità, come dire, duale, dualistica. Continuano ad essere individui, ma non soffrono più della dualità. Non so se si capisce. È un livello di consapevolezza molto alto, che Ce lo noi. spiegherà poi Matilde. Lo spiegherà Matilde. Ah, praticamente, io so che gli Shastra spiegano che sono gli esseri umani che fanno il maggiore progresso dal punto di vista di evoluzione. Una volta arrivati alla posizione dei Deva, l'evoluzione praticamente si ferma. Alla fine della manifestazione cosmica passano a una situazione, diciamo così, di liberazione automatica, però siccome la vita degli esseri, diciamo così, dei Deva, è una vita estremamente lunga, tutto è rallentato. Per cui hanno un lavoro da fare nell'amministrazione dell'universo, quindi non è che se ne vanno più velocemente. Rimangono per tutto il tempo che è necessario. Qual è il loro livello di realizzazione, il loro livello di consapevolezza? Sicuramente è più alto di quello degli esseri umani ordinari. Magari alcuni sono già liberati, hanno già raggiunto moksha e altri ci stanno arrivando, sono agli ultimi centimetri del viaggio. Però se vanno lenti restano lì. Non so se è chiaro il concetto. Bene, Ho bene, fatto del bene, mio meglio per chiarire. bene. Ci arriveremo pure noi a questo Ah, beh, sì, ma guarda, noi non c'è mica. livello di consapevolezza. Sì, ma non c'è mica bisogno che noi passiamo dalla fase di Deva, eh. Possiamo uscire, dace salve, non abbiamo più bisogno del mondo materiale. Infatti, quando dice qua, verso 21, questo eterno non manifestato è descritto come la destinazione suprema. Chi la raggiunge non ritorna più nel mondo materiale. Quella è la mia dimora suprema. Quindi, una volta che uno arriva alla liberazione, non è più interessato a rinascere nel mondo materiale, ad avere un corpo materiale, ma neanche un corpo di Deva. Cioè, non c'è Può bisogno. tornare come Sì, maestro guida? può tornare come Avatara. Può tornare come. Guarda, ci sono diverse categorie di Avatara. Ci sono gli Svamsa, i Vibhinnamsa, i Shaktyavesha, i Kala, eccetera, eccetera. Per cui a seconda diciamo, dell'interesse individuale, l'avatara può manifestare più o meno divinità. Però l'avatara, come Jivanmukta, è liberato, nel senso che non è condizionato dalla materia, quindi discende specificamente, avatar vuol dire che discende, quindi discende specificamente per fare da maestro, da guida, eccetera, per fare la stessa missione che Krishna ha descritto a Paritramaya Sadhunam, Vinashaya Chadushkritam, Dharma Samsa Panartaya. Infatti, Sambhavami Yuga Yuga, io discendo, io mi manifesto, Yadaya Yadaya Dharma Syagla Nirbhavati Bharata, Abhyutanaya Adharmasa Tadatmanam Srijami Aham. Io mi manifesto, io discendo come avatara
ogni volta che nell'universo c'è bisogno di fare questo lavoro. Per cui, una volta che noi raggiungiamo la dimora suprema, la natura suprema, la destinazione suprema, non c'è più una grande differenza tra noi e Dio. Per cui noi possiamo discendere, ci sono avatara che si manifestano in molti modi. Ogni avatara ha il suo gusto particolare, la sua personalità particolare, però non è che è separato individualmente dal Brahman Supremo oppure è in opposizione al Brahman Supremo. Cioè, è tutto un'esistenza, è una goccia d'acqua, una molecola d'acqua che ha la consapevolezza dell'oceano e quindi ha il potere dell'oceano. Si capisce? Certo. Bene, bene, bene. Scende tappa nel pancio. Verso 22. O parta, questa persona suprema può essere raggiunta attraverso la devozione concentrata. Tutti questi esseri esistono in lui e lui pervade ogni cosa. Quindi questo conferma molto chiaramente che non è che il Brahman Supremo sta al di fuori del mondo, cioè tutti gli esseri, tutte le esistenze esistono nel Brahman Supremo. Oh, questa persona suprema, Purusha, il principio della consapevolezza è il Brahman Supremo. Sapra Partha Bhaktya Labhyasto, com'è? Labhya Bhaktya Labhya Tu Ananyaya. Soltanto attraverso la bhakti, Ananyaya, non divisa, non distratta. Yasyantastham, che stanno all'interno, Bhutani. Bhutani sono tutti gli esseri, tutte le condizioni di esistenza. Ok. Avanti. O migliore tra i discendenti della dinastia Bharata, Arjuna, ti dirò in quali momenti gli yogi lasciano il corpo per non tornare o per tornare, e il momento in cui possono raggiungere la destinazione suprema. Allora, qui stiamo parlando degli yogi che però sono ancora nella fase di sadhana, no? E questo è importante perché poi dopo Krishna lo chiarirà alla fine. Verso 24. Nel fuoco, nella luce, durante il giorno, durante la luna crescente e nei 6 mesi dell'Uttarayana, coloro che conoscono il Brahman raggiungono il Brahman partendo in questi momenti. Quindi il fuoco, la luce durante il giorno, eccetera, eccetera, sono i momenti chiari, i momenti luminosi. Mentre invece, verso successivo, spiega quali sono gli altri momenti. Cioè, invece che il fuoco c'è il fumo, invece che il giorno c'è la notte, invece che la luna crescente la luna cavante, invece che nei 6 mesi dell'Uttarayana cioè, sono i 6 mesi del Dakshinayana. No? In questo caso, chi, lo yogi, sadaka, che lascia il corpo in questi momenti, in queste situazioni, raggiunge la luce della luna, cioè la sfera, la dimensione della luna, e poi ritorna. Questo è interessante capire perché ci sono, diciamo così, No, no, prima ancora, diciamo, invece gli altri, quando c'era il sole, crescente, eccetera, c'era luce, e sì, lasciano il corpo, quelli veramente non tornano più. raggiungono il Brahman, è più facile raggiungere il Brahman. Ma quindi diciamo che i yogi che veramente trascendono e si liberano, migrano in questo periodo? Di solito sì, perché scelgono un momento propizio. Allora, Hanno un tempo ma loro prestabilito. possono scegliere? Arriviamo, lo spiego dopo. Questo, il verso 26 dice, riassume, queste due vie del mondo, la bianca e la nera, sono considerate eterne. Una senza ritorno, l'altra riporta indietro. Ma, dice Krishna, ok,
27. Uno yogi che conosce queste vie non è mai confuso, perciò dovresti impegnarti sempre nello yoga. E dice, ok, quindi lo yoga è anche la consapevolezza, come dire, la conoscenza, la consapevolezza appunto nei momenti più propizi e meno propizi. Quindi questo ritorniamo al discorso che facevamo l'altra volta sul fatto che il momento della morte è il momento più importante della vita. E quindi bisognerebbe rispettare i ritmi naturali della morte e i ritmi naturali della Scusa, ma nascita. già io non vorrei Sì, capire bene dimmi. che cosa significa il sole e la luna in questo caso, che cosa intende proprio Krishna? Bravo. Allora, sono i momenti astrali in cui si aprono dei portali, Portali, dei esatto. portali importanti. Esatto. Ah, ok, questo non avevo capito Sì, bene questo esatto. fatto. E infatti è una conoscenza che esisteva nei tempi antichi, ma anche gli sciamani sciamannati più, come dire, più Quindi voglio con la capire, testa al uno yogi tamburo. che è realizzato, uno yogi che è realizzato, che ha raggiunto Samadhi, alla fine se ne deve andare pure in un momento particolare in cui si apre un portale, Diciamo che altrimenti. è più facile. Non è Ma una. loro sono già connessi a questo Esatto. luogo, a questo, già lo Esatto. sanno quando se ne devono andare, Eh sì. vero? Eh sì. Ma il problema è che comunque non è che chi. Non è, come dire, impossibile raggiungere la dimora suprema se si lascia il corpo in un altro momento. Non è Ah, ok. impossibile, è molto più difficile perché si viene facilmente distratti. E per questo abbiamo parlato l'altra volta del libro tibetano dei morti, Bardo Todo, eccetera, e questo è un modo per guidare l'anima attraverso questi portali, queste dimensioni, queste situazioni che possono distrarre parecchio. Stiamo comunque parlando di uno yogi, di un sadaka, eh? Non stiamo parlando di una persona che è già liberata completamente. Quindi uno yogi è realizzato, quindi può decidere il momento di Sì, lasciare il corpo. certo. Sì, questo lo Ha detto che ci sottolineo. sono due strade, capito, Iannis? Ci sono due vie, una Due autostrade. chiara e Due, una scura. esatto, due autostrade. Quindi. Quella scura porta a Pitriloca. E a Pitriloca poi si ritorna. Non è che è una situazione, una condanna, capito? No, è una situazione per cui se tu lasci il corpo in quel momento lì è più facile che poi ritornerai, anche se sei liberato, tu puoi comunque scegliere di tornare diciamo così, lavorare per il bene dell'universo come Deva, come Pitri, cioè, no, non è che si deve tornare ad essere umani o più in basso, capito? Cioè, ritorni in un. Io non ho capito molto bene questo fatto del momento. Lo Ma so, lo so. È una situazione, diciamo, è un cartello stradale, Matilde. cioè, io sono uno io oggi liberato. Sì. Se me ne vado nel momento non propizio, potrei anche Ma non te ne ritornare. puoi andare nel momento non propizio, perché se tu già sai quando te ne devi andare, cioè, Ma non puoi non lo so questo, sbagliare. non ho capito. È una situazione un po' complessa perché, specialmente in Kali Yuga, è molto difficile mantenere questa consapevolezza in modo così chiaro. E poi ci sono un sacco di. Ma sai, anche gli incidenti, eccetera, sono dovuti al karma. Non è che uno però si deve disperare, se, pur essendo in una.
in un livello di realizzazione molto elevato. Poi dopo, siccome si trova un po' confuso, deve tornare indietro. Non è una cosa così negativa. Una questione logistica. Ma prima Krishna ha detto che se una persona lascia il corpo al momento della morte e si ricorda soltanto di Krishna, soltanto di Dio, immediatamente va a quella destinazione. Il punto è che quando uno yogi, un sadaka, che anche abbia raggiunto il livello di moksha, nel senso che non si identifica più con il corpo, con la mente, però ha, come dire, ancora un po' di karma residuo, per cui si trova a lasciare il corpo al momento sbagliato. Le circostanze in cui si trova, cioè la notte, il fumo, i 6 mesi del Dakshinayana, eccetera, possono influenzare la sua consapevolezza appesantendola. Cioè la consapevolezza viene appesantita quel tanto che basta per, come dire, per non arrivare alla liberazione completa. Non so se mi spiego. Ho Cioè, capito. è un po' di peso extra, perché i 6 mesi in cui il sole passa a meridione, cioè Dakshinayana, a sud praticamente, sono la notte dei Deva. I Deva vanno a dormire. Perché il sole praticamente studia. Sì, i 6 mesi, allora, un giorno dei Deva equivale a un anno degli esseri umani. Il giorno dei Deva è diviso in giorno e notte. Ok. Allora, i 6 mesi dal solstizio d'inverno al solstizio d'estate D'estate. sono il giorno per gli esseri celesti, per i Deva, per i pianeti superiori. I 6 mesi dal solstizio d'estate al solstizio d'inverno sono la notte per i Deva, per cui i Deva vanno a dormire, tutto chiuso. Cioè, come vai, tu vai a fare le vacanze a Ferragosto, tra tutti i negozi chiusi. Cioè, vai a fare la spesa a Ferragosto e non c'è nessuno. Vai a fare la spesa di notte? No, che vai a fare la spesa di notte? Sono tutti i negozi chiusi. Non è che se tu esci di notte non riesci, cioè non sei più liberato. No, non ci sono le condizioni ottimali per fare un bel viaggio facile. Ok, dai. Dai, Okay. questo comunque non è una, diciamo così, regola assoluta, perché se sei abbastanza realizzato, se hai una concentrazione sufficiente, diciamo così, una consapevolezza abbastanza elevata, tu spari via come un razzo, quindi anche se c'è un pochino di circostanze sfavorevoli, tu comunque vai via lo stesso. Va bene, ok. Quindi 28 è difficile, perché non è, allora, i Veda, la cultura vedica, la conoscenza vedica non mette mai dei paletti definitivi assoluti, dà delle indicazioni. Lascia aperto il livello di Eh coscienza, sì, ecco, sì. perché ogni cosa che noi troviamo nelle scritture vediche, nella conoscenza vedica, deve essere poi applicato alle circostanze, tempo, luogo e persona. Perché ci sono delle indicazioni, per esempio il fatto di non mangiare le mucche, no? Certo che è un grosso paletto, però non è assoluto, perché nel caso che tu ti trovi, che ne so,
che stai morendo di fame oppure sei in galera che non puoi mangiare nient'altro, ti danno da mangiare la carne di bovino e tu cosa fai? Cioè, capito? Devi mangiare. E non è che oh Dio, adesso sono contaminato, morirò, andrò all'inferno. Cioè, questa è la mentalità abramica, per cui cioè, ci sono certi musulmani che se gli tiri, se devono raccogliere un pallone che è stato fatto con la pelle di maiale, ah, vado all'inferno, no? Se tocchi il pallone, i guanti. No, cioè, assurdo. Il sistema medico non funziona in questo modo. Per cui diciamo che lascia aperto all'applicazione, ci possono essere delle eccezioni, no? Tranquillamente. Vabbè, dai, verso 28, procediamo. Mettiamo un punto fermo. Allora, uno yogi ottiene maggiori benefici di quelli acquisiti attraverso le azioni virtuose prescritte, punya. Come la recitazione dei Veda, il compimento degli Yagya, l'esecuzione di austerità e la distribuzione di carità. Sapendo tutto questo, lo yogi raggiunge la posizione suprema e originaria, quindi è più facile. E questo abbiamo concluso il capitolo 8, arrivando al verso 28. E il capitolo successivo, il Raja Yoga e lo Yoga è il segreto supremo, nel senso che qui ti spiega come si fa a essere trascendentali e quindi arrivare senza dover seguire le autostrade spiegate poco sopra. Va bene, ci sono altre domande, elaborazioni, situazioni particolari? No. No, abbiamo più o meno eviscerato E tutto. Ci viscerato. dormiamo sopra, ci Brava, dormiamo sopra. brava, brava. Ci dormiamo sopra e vediamo come viene assorbito. No, ma secondo me abbiamo chiarito dei punti molto importanti, per esempio la differenza tra Brahma e Brahman, questo è fondamentale. Sì, grazie, sì. Figuriamoci. Va bene, ragazzi, grazie a voi. Facciamo, ci Grazie, fermiamo qua per la grazie. registrazione. Già è giornata.